A concorrere al raggiungimento dell'importo da finanziare, onerandosi del sostegno fissato al 50%. È doveroso evidenziare come tale 50% sia unicamente frutto della sensibilità di noi fedeli, i quali, sollecitati costantemente dal nostro parroco, abbiamo aderito al invito, nonostante le difficoltà socio-economiche del periodo. È evidente che tutto ciò nasce da un'intesa tra la parrocchia e la diocesi, non essendosi manifestata alcuna altra ipotesi di partecipazione alla spesa, vedi amministrazioni pubbliche, che sicuramente avrebbero consentito un ampliamento dei lavori. Col finanziamento ottenuto saranno attuate quelle opere urgenti che riguardano la struttura esterna, campanile e parte del tetto. Ma rimane tuttavia incompiuta quella parte che riguarda l'interno della struttura ed in particolare la messa in sicurezza dell'impianto elettrico da rifare ex novo, la tinteggiatura, il rifacimento delle porte d'ingresso, il ricollocamento dei marmi e graniti e quant'altro. Il Consiglio per Affari Economici sente forte il desiderio di ringraziare tutta la comunità parrocchiale, non solo per il sostegno ottenuto,
che oggi si concretizza nell'attuale luogo di cui sono. Ma sicuramente per l'alto valore di sensibilità mostrato in ogni momento in cui si invocava un gesto di partecipazione. Un particolare ringraziamento a Sua Eccellenza Vescovo Antonino Raspagna per la vicinanza e l'affetto dimostrato alla nostra parrocchia. Infatti, il 6 novembre, in occasione dei festeggiamenti in onore del nostro protettore, Salvatore Abate, Sua Eccellenza sarà lieto di benedire tutte quelle opere restaurate con la gioia e la partecipazione di noi tutti. Pertanto, consapevole della solidarietà dimostrata, oggi il Consiglio può giustamente mirare al raggiungimento di altri obiettivi, tenendo conto che saranno coinvolti altre fonti di sostegno, anche i soggetti pubblici, al fine di completare tutti quegli interventi necessari, invocando ancora una volta l'alto senso di partecipazione di noi fedeli, ognuno secondo le proprie disponibilità. Ogni fiore è un segno d'amore, e in questo caso l'amore è la Chiesa di Cristo. Oggi, occasione giusta nel giorno della vittoria di Cristo sulle tenebre, giunga a voi tutti, cari parrocchiani, l'augurio più gioioso e lieto di una santa e serena Pasqua. Il Consiglio per gli Affari Economici. Grazie. Grazie a tutti i ragazzi, ma che grazie a Stan, ma che grazie a Contarino, Lucia Testa, Lucia.
hanno per questo da ora l'uscita di queste sante cellule. Ti dico sempre che io sono fortunato di avere queste tante conoscenze. Pensate che chiesa di questa se io fosse solo la figlia del sud che non potrei portare avanti. Ringraziamo per questa grande collaborazione che preghiamo che non solo resti ma promessi. Questi che io ho menzionato hanno capito che la Chiesa non è mia, ma è nostra. E se noi questa Chiesa è dal punto di vista strutturale, e dal punto di vista catechetico, liturgico e caritativo, non potremo avanti, allora la Chiesa morta. Io il giovedì santo c'erano più di 30 ragazzi che riceveranno la Chiesa della Messa Crismale, della Sacrestia Serenità, che sono rimasti contentissimi, ma anche tanto poco.